Stiamo in silenzio, ragazzi. Post stanno prendendo appunti. No, no, no. Post muto. 20 secondi di... Lo faceva la Rai, l'intervallo lo facciamo anche noi. Anzi, scusate. Certo. Ecco. Sennò dovrebbero scorrere delle immagini successive. Scorrono le immagini, come vedete, sì, di Crispiero nelle Marche. Io con Crispiero. Certo. Sino Macerata. Io ho capito che la tua infanzia è lì, ma... Ecco, poi. Poi. Vedete Porto le palme? Sant'Elpidio. No, no. Le palme. San Benedetto del San Tronto. Benedetto palme. Poi vedete quel palazzo, quella sede? Sì. Che non è più loro, tra l'altro. Cos'è? Da settimana. Cos'è? Civitanova Marche. Civitanova Marche. Questa è Radiolinea. Sì. Radiolinea. Sì. Poi c'è il capoluogo. Sì. Sì. Vedete? Ancona. Qui sali, scendi. Sì. Quel traffico. Il porto, okay. Bellissimo. Il porto, bellissimo. Sì. Mi piace questa rubrica. Sono ancora le immagini. Poi c'è la riviera Adriatica. Sì. Gambrelloni. Vedete quel ragazzo che vomita? Quella è una discoteca. Dove siamo? Quello sono io, tra l'altro. Okay. Certo. Mi avete riconosciuto. Ok. Bene, ma veniamo ragazzi. A noi, servizio sì, pubblico. Benissimo. Oh. Sì, cosa abbiamo? Che cosa emozionante. Oggetti smarriti. Non ricordo più. Ok, sì, eccoci. Fermi. Oggetti smarriti, sì. Ben ritrovati. Una rubrica di pubblica utilità. Pubblica utilità con i Camilla, oggetti smarriti. Cosa è stato ritrovato? Guarda, iniziamo subito con questo ritrovamento a Monte Cerignone. Sì. È stato trovato un piccone infilzato in una roccia, incastrata fra 15 giocatori di rugby, sì. Confusi. Moralmente, sì. E con le dita intrecciate fra di loro, ah. E la somma complessiva degli oggetti che ho detto dà uno schema matematico perfetto per vincere l'Enalotto. Sì. Ce l'abbiamo qua. Perfetto. Certo. È stato ritrovato un paride, sì. Di grosso aspetto. È stato ritrovato nei boschi di Iesi. Sì. Apre le braccia continuamente, fraintende ogni gesto. Sì. Strizza l'occhio, sfiorando i dipendenti comunali. Uh-huh. Elabora in continuazione. Quindi, ragazzi, un paride di grosso aspetto. Un passante velocissimo a Ussita ha appena trovato, e ci sta portando qui in radio, un cappello di pelliccia di astronauta che è caduto dal cielo. Sì. Il proprietario può rivolgersi a noi, deve utilizzare però la parola d'ordine: non è stata colpa mia, ma del ventolone. Esatto. Che nello spazio è all'ordine del giorno. Ventolone. Cioè. Sì. Okay. È stato ritrovato un figlio di gallina, sì. Prepotente. Un pulcino. Un figlio di gallina. Un pulcino. Figlio di gallina prepotente. Sì. Che... Questo figlio di gallina prepotente, certo. Minaccia scorribande negli ingressi degli hotel di Gavicce. Okay. Sì, prenotatelo, sì. O fermatelo. Okay. È qui nel basement. Importante il momento tenerezza. Sì, momento sì. Tenerezza. Mi piace. Abbiamo qui da giorni in radio un cucciolino di panda. Ah. Lo sta allattando la nostra scimmia, la Dudi, sì. Che però si è stufata. Non tra l'altro più. Lei cerca di togliergli il nero dagli occhi, sì. E il cucciolino si innervosisce. Il panda lo fanno tutti, direi, sì, direi. Cercano così. Vieni qua che no, sei noi sport. Alla scimmia gli abbiamo detto che è un dalmata. Sì. Cioè, tranquillo, è un dalmata, la carica 101. Lei non ci crede, no. Perché ha fatto il liceo, quindi ne sa, ne sa. Quindi venite a prenderlo perché risolviamo due problemi. Sì. Il nostro e quello della scimmia Dudi. Okay, bene, ragazzi, torniamo tra poco. Pubblico. Ma manca solo la quizzeria, che arriverà tra poco.